Siamo a Casa Italia il giorno dopo con Giorgio Avola, intanto ben trovato. Grazie a voi e ben trovati anche a voi. Senti, allora il giorno dopo raccontaci un po', ti sei svegliato, c'era quell'oro, dove era sul comodino, dove l'avevi messo? In realtà non diamo per scontato che sia stata una notte dove ho dormito come tutte le altre, perché più che svegliarmi una volta mi sono svegliato più di una volta. Beh, rivedere quella mia sul comodino è una grande emozione, perché ero in stanza con mio compagno Andrea Cassarà, lo guardavo come lo guardavo la sera prima quando gli ho detto: pensa che la nostra vita potrebbe cambiare in un giorno, domani sera ci ritroveremo qui e parleremo di quello che sarà successo. E poi ieri sera siamo ritrovati a parlare, anzi a dirci poche parole, perché bastava guardarsi le medaglie per capire. Il giorno dopo non si realizza tanto come non si realizza lo stesso giorno, perché lì è un insieme di emozioni che vanno tamponate cercando di focalizzare il proprio obiettivo. E quando abbiamo il nostro avversario davanti a noi non bisogna guardare alle scritte o ai 5 cerchi olimpici, perché rischi di crollare. Va focalizzato l'obiettivo, bisogna andare a toccare e quello va fatto. E spero che prossimamente mi possa rendere conto di avere una medaglia al collo e che è un'attestazione di delle potenzialità che a questo punto tutti devono accettare che io abbia e che posso coltivare nei prossimi 4 anni. Subito dopo la gara ho avuto modo di parlare con Diana Bianchedino, che Pescai ha fatto il commento e mi diceva che non era sorpresa ovviamente dal punto di vista tecnico tuo, ma dall'atteggiamento, che da subito, dalla prima stoccata appena entrato, sei riuscito a dare il 100%, cosa che ovviamente non è semplice, anche se mi dicevano i tuoi compagni che in allenamento stavi andando benissimo. Beh, io non ho fatto la gara individuale, è stato scelto Aspromonte al posto mio, nonostante mi ero ampiamente meritato il posto come lo aveva fatto lui. L'Italia è una delle poche nazioni, che può, anzi forse l'unica, che può permettersi di lasciare il numero 3 del mondo a casa. Quindi, allo stesso modo con cui ho vissuto questa nata di Coppa del Mondo di pari passo con i miei compagni, ho vissuto questa avventura. Io sono qua da 10 giorni e non vedevo l'ora di entrare in quelle pedane per esprimere il mio potenziale, per dare il mio contributo ad un eventuale risultato. E nel momento in cui c'è stata la possibilità di farlo, chiaramente non mi sono fatto scappare l'occasione, e penso che, come dicevi tu, più che le qualità tecniche, si sia visto da parte mia la voglia di andare a toccare, la voglia di mettere la mia impronta in quella che poteva essere un percorso di gara. L'ultima domanda che ti faccio è se fino a qualche anno fa, fino a qualche Olimpiade fa, ma anche fino a qualche mondiale, insomma europei, sostanzialmente vincevano quasi sempre gli stessi e le stesse nazioni. Oggi sia nell'individuale che a squadre si vedono molte più nazionali, si è poi livellato, no? Si è equilibrato, è ancora più difficile imporsi. È più difficile perché se quello che contraddistingue la caratteristica della scherma italiana è la scuola, la tradizione, ora assistiamo ad un via vai di maestri che insegnano anche all'estero, quindi la cultura schermistica, la tradizione schermistica si sta un po' omogenizzando, e come è conseguente che sia anche un atleta, anzi soprattutto degli atleti che anche se potevano essere forti prima ma senza una cultura schermistica non avrebbero avuto risultati, adesso riescono ad esprimersi nel migliore dei modi. Quindi non c'è da sorprendersi e non dovremo sorprenderci che in futuro questo, come dire, equilibrio esasperato, diciamo, in questo momento. No? Esatto, si accentuerà ancora di più. Grazie, adesso si va in vacanza, immagino. Adesso in vacanza a casa, anche se è un po' un paradosso, perché io vivo fuori e quindi per me tocca tornare a casa ed essere in vacanza. Beh, allora, buona vacanza, grazie.